De Gustibus. A me piace. Abbiamo parlato della giornata di domani, il 28 agosto, con l'escursione a Sant'Agnello per le notti d'artista tra la terra e il mare, e per scoprire ancora meglio quale sarà il percorso e come fare per prenotare questa incredibile escursione, siamo in collegamento con Giuseppe Lanzella della Inedito Viaggi ed Eventi. Benvenuto Giuseppe. Buonasera a tutti i radioascoltatori. E allora, dacci ulteriori informazioni su questa meravigliosa escursione che parte dal porto di Sorrento. Allora, noi come di consueto, oramai perché è il secondo anno che collaboriamo con l'assessorato al turismo del comune di Sant'Agnello, organizziamo questa escursione in mare per, diciamo, sia per le persone locali che per, diciamo, i turisti, quelli quanti ci vogliono venire a trovare nella nostra favolosa Sant'Agnello. E domani sera, per l'appunto, organizzeremo questa escursione nel Golfo di Napoli, quindi partenza dal porto di Sorrento intorno alle 18:30. È previsto un servizio navetta dalla piazza Matteotti di Sant'Agnello a piazza Municipio, conosciuta da tutti come piazza Municipio, e per il porto di Sorrento. Dopodiché salperemo intorno alle 18:30, come dicevo prima, e faremo una attraverseremo il parco marino di l'area marina protetta di Punta Campanella, okay, con un permesso speciale ovviamente. A bordo della nostra imbarcazione ci saranno i responsabili dell'area marina protetta che daranno informazioni, illustreranno la flora, poi daranno informazioni sull'utilità del parco marino, okay, e circumnavigheremo l'isola di Capri fino ad attraccare poi appunto a Marina Grande, nel porto di Capri. Gli ospiti avranno 2-3 ore a disposizione, mm-hmm, per fare una passeggiatina a Capri o nel porto, oppure per fare il bagno di sera, oppure per mangiare qualcosa, e poi si ritornerà intorno alle 24 a Sorrento, diciamo. Perfetto, quindi è previsto il servizio navetta per la piazza Matteotti di Sant'Agnello. Quindi un giro fantastico, a me piace molto poi l'aspetto della possibilità di fare anche il bagno di notte, insomma, una volta che ci si ferma poi lì a Capri. Assolutamente sì, e questa era l'idea. Speriamo, insomma, ci sono già tantissime prenotazioni, c'è ancora qualche posto disponibile, qualora qualcuno volesse, insomma, partecipare, si può contattare allo 081 877 2861. Ok, ripetiamo il numero che fa sempre bene. Ok, 081 877 2861. Perfetto. E oppure venire direttamente in ufficio, nei nostri uffici che sono a Sant'Agnello in via Balsamo 117, nei pressi, diciamo, del ASL del comune di Sant'Agnello, quindi diciamo che posto abbastanza centrale. Ok, c'è anche un indirizzo di posta elettronica, un Facebook o qualcosa? Assolutamente sì, vabbè, su Facebook Inedito Viaggi ed Eventi, basta cercarci come Inedito Viaggi ed Eventi, abbiamo già tantissimi amici, l'occasione forse anche per stringere qualche amicizia. Esatto. E poi per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica, info@ineditoeventi.com. Perfetto, allora abbiamo tutti i dati e tutti i canali per poter ancora prenotare e avere informazioni sull'escursione che ci sarà domani 28 agosto con la partenza dal porto di Sorrento per le notti d'artista tra la terra e il mare della città di Sant'Agnello. Io ti ringrazio Giuseppe, grazie Giuseppe Lanzella. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a te e grazie alla Inedito Viaggi ed Eventi che ha organizzato questa escursione. E ricordo poi, oltre al 28 agosto, anche il 29 e il 30 la città di Sant'Agnello vi ospita per musica, spettacoli, insomma, davvero un evento da non perdere.